bene, gente, continua l'avventura di Dark Souls 3. Strano ma vero, ma terza partita e non sono ancora morto. La sessione precedente è terminata. Selezionato abbandona. Ah, ok, dai, dovrebbe avermi salvato tutto, credo. Comunque, strano ma vero, raga, non sono ancora morto adesso. Sicuramente a breve morirò come una merda, morirò male. Però insomma la sfida prosegue, cioè la sfida a andare avanti col gioco senza morire, insomma, possibilmente meno e morire, insomma, più lontano possibile nel corso dell'avventura. Allora, praticamente eravamo arrivati, tra l'altro, prima di interrompere la parte precedente, mi sto ricordando che avevo scoperto una roba chiacchierando con questo tizio. Cioè, che è possibile, a parte, vabbè, aumentare gli usi Estus, ma mi serve la scheggia di Estus, ma assegnare gli Estus. Cioè, praticamente le fiaschette blu mi ricaricano anche la barra blu, che è quella della magia, credo. E quelle invece oro mi caricano la salute, dato che io al momento, spiegazione, vabbè, ma che spiegazione, dato che io al momento non ho magie o poteri da utilizzare, facciamo sta cosa qua. Perché non l'ha fatto? Assegna Estus, conferma, avviare assegnazione Estus, ok, sì. Ah, perché devo andare al falò per ricaricarla comunque. E adesso praticamente dovrei avere sempre 4 fiaschette. Però praticamente 2, ecco che sono 4, non è quella caricata. 2 praticamente cioè, scusate, ho sempre 4 fiaschette, però praticamente anziché 3 che mi ricaricano la salute, ne ho 4 che mi ricaricano la salute e 0 che mi ricaricano la magia. Poi, prendendo le schegge più avanti, andremo a acquisirle, suppongo. E una volta fatto questo, poi vedremo un po' il mio personaggio come si evolverà, anche perché se la magia non la uso, boh, insomma, direi che la fiaschetta magia mi sembra piuttosto inutile. Allora, tra l'altro, il binocolo, il fantastico binocolo. E qua, allora, praticamente noi avevamo fatto tutto questo percorso qua, eravamo partiti da là sopra, no, eravamo un pochino più in là, eravamo là, credo, eravamo partiti tipo da là sopra, abbiamo fatto un percorso tutta il cornicione, le mura, insomma, dei castelli, siamo usciti male dal drago. Che ci voleva flambare. E ora qua il percorso prosegue qua sotto. Ora io sono tentato a ritornare al falò che ce l'ha e proseguire dall'altra parte del nuovo castello. Secondo me sono un pochino più semplici, raga, anche perché qui lì abbiamo ancora il cavaliere che shotta. Però lui se ne va di là, che è un'ottima cosa. E di qua invece abbiamo tutto il percorso. Qua mi dice di fare l'attacco, prova attacco con salto, cosa che ho anche già provato a fare. E qua c'è tutto il percorso, raga, che continua qui. Quindi si prosegue tipo, credo, nei sotterranei del castello. Qua ce n'è un altro, se non ricordo male, infatti eccolo qua. Andiamo subito. Coltelli da lancio. Ah sì, qui poi abbiamo un altro percorso ancora. E di qua, a parte che c'è uno sotto,
c'è uno sotto che mi aspetta. Ah no, sta salendo. Aspetta. E vabbè, di qua c'è c'è un altro percorso che ancora non ho esplorato. E qua sotto ero andato a vedere io, per i fatti miei, molto brevemente. Stai attento al nemico. C'è sto tizio qua e un altro che lancia le bombe. Però questo qua è easy. Perché è lentissimo questo. Non ricordo male, era una porta chiusa. Sì. Porta chiusa. Qui c'è un tizio bello infame. Lancia un po' di. Lancia le bombe. Che è? Tocca segno di evocazione. Yauma evocare fantasma. Ah, l'altra volta non l'avevo fatto, adesso però ci voglio provare. Voglio provare a vedere. Voglio capire se è un giocatore online oppure no. Tanto noi proseguiamo. Questo qua lancia le bombette, eh. Quindi. Maledetto. Gestiamocelo. Merda. Sono un po' deconcentrato, eh. Yuma, fantasma. Hai evocato un fantasma. Come faccio a salutarlo? Un attimo, eh. Ciao amico. Ma è un bot. No, così dico guardi in alto, io voglio salutare. Che c'è lì per terra? Vabbè, niente, andiamo da questa parte. Penso sia una sorta di bot, credo. Però spacca tutto. E mi dai punti? Prendi punti anch'io. Mi sembra fortissimo sto tizio. Cioè, più o meno secondo me è il mio pari come livello. Io però devo esplorare tutto bene. Lui mi aspetta. Ma io non, vorrei capire se è un altro giocatore oppure no. Da quella parte. Alleato più avanti. Apri. E chiusa. Ma qua c'è ben poco da fare allora. Cambia azione, tocca macchia di sangue. Ci serve una chiave, raga, per andare a salvarlo. Però io non voglio. Io adesso cercherò di utilizzarli il meno possibile questi alleati. Perché oh, se sono bot, vabbè, ci sta. Ma non voglio aiuti esterni online da altre persone. Cioè, voglio. Questo gioco qua è bello perché è difficile e voglio avanzare da solo. Adesso vabbè, questo qua è una cosa così che ho fatto per provare, insomma. Mi dici di andare di qua, ok. Però io voglio salire, Yuma. Vieni qui. Sì, ma fammi andare al falò. Vado al falò. Ho capito, ma vado al falò un attimo. Che recupero la mia fiaschetta di Estus. Non posso. Oh, ma che cazzata è, scusa, per quale motivo non posso? Questi sono altri giocatori, eh? È morto male e non si capisce con chi ha combattuto. No, Yuma sta andando a uccidere le persone da solo.
No, raga, non invoco più nessuno. Perché così vedete, cioè. Che cacchio è? Cos'è quella merda? Cosa fa? Scappa? Braccia. Da questa qua. Sì, ma questo è troppo forte, raga, mi fa tutto il gioco lui. Come si fa a... Dovrei tipo mandarlo via. Che è sta roba? Oh! No, 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 no! Dove vai? Gemma grezza. Grande anima. Ma questo è un buco. Se ci vado cado. Raga, però me li sta ammazzando tutti lui. Io voglio entrare nel. Voglio prendermi i miei tempi, raga. Cioè, se questo qua è level up, me li stermina tutti. Si scende, ma adesso chissà come sarei riuscito a affrontare tutto il percorso se c'è un cavaliere. Aspetta, no, no, no. Sono proprio inutile. Poi questo? Ma perché io devo andare con calma, raga? Non posso, sto facendo una speedrun. Come si fa a espellerlo? Astus. Passo di ritorno. Vabbè, ormai l'ho invocato. Eccolo, eccolo, eccolo. Devo dargli una mano, raga. Perché questo è tosto. Yuma è morto, raga. Mi darà una mano ancora per poco. Ma è giusto così, alla fine devo andare avanti da solo con le mie forze. Poi devo tornare un attimo sui miei passi perché ho visto una scala, ho visto un po' di robe che voglio esplorare con calma. Di qua. Grazie. Mica mi stai dicendo un sacco di cose. Via segreta più avanti. Lui chiaramente conosce già tutto. Verde. Se distruggo qua io posso anche scendere. Solo che non so di più. Vabbè, lui si butta, andiamo. Apri. Spada di Astora. Così non vale, così non vale. Io vorrei capire, ragazzi, è un bot. Qualcuno vedrà questo video, magari saprà dirmi se effettivamente no, 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 il binocolo, no, non il binocolo.
No, non posso muovere così come uno stronzo. Prima è morto, raga. Ok, ora devo giocare bene, però, Posso cazzeggiare. Merda. Via. Merda. Vieni. Grazie Yuma. Sei fantastico. Ok. Allora, raccapezziamoci un attimo. Abbiamo esaurito le fiaschette Estus. Quindi direi di tornare al falò quanto prima. Finiamo di esplorare quest'area però. Ma che cazzo è che mi sta sparando? Da sopra. Scheggio di Estus, raga. Posso potenziare la fiaccola? Eccolo, lì. Poi ritorno tipo indietro. Vaffanculo. Vaffanculo. Donne in mille. Raga, devo tornare indietro. Devo trovare il modo di tornare indietro. Screen. Scudo dell'acqua. Allora, vediamo un attimo l'inventario. Perché ho trovato un po' di roba che potrebbe essere interessante. Allora, qua 110 più 17 non mi sembra nulla di che. Spada lunga. Questa non la posso utilizzare. Scudo dell'aquila. Fisico, potenza d'attacco, assorbimento danni. Questo qua è meglio. Allora un attimo. Tanto io non lo uso per attaccare mai. Questo qua è molto meglio. È molto più improntato sul fisico, però insomma non mi sembra mai una cosa malvagia. Ok. E poi ho trovato anche. No, questo qua no, l'avevo già. Ok, dovremmo essere a posto. Sì, c'erano un po' di oggetti, però magari questi ce li vediamo una volta arrivati al falò con calma. Perché il gioco non va in pausa. Non è che dovremmo essere sicuri, Dovrebbero esserci nemici, cioè, che mi saltano fuori all'improvviso. Qua forse riusciamo a tornare indietro, raga. Si è rodato il sole. Questa è la via, credo, che avevamo percorso. Perfetto. Oh! Vaffanculo! Merda, devo andare di a fondo. Bomba incendiaria. Spada larga. Ste cacchio di. Devo andare di a fondo qua. Perché sennò mi blocco negli spazi stretti. Allora, qui raga si scende ancora, Lì c'è un altro cane, leggi il messaggio. Chiave più avanti. No, ho uno sputo di vita. Chiave della cella. Attenzione, forse possiamo aprire la cella adesso. Allora, io ho uno sputo di vita, adesso torno indietro. Però di qua si può proseguire. Quello è grosso, Quel tizio è grosso. E io prima mi trovavo là sopra, vedete? Forse da lì mi sembrava di aver visto una scala, quindi forse è possibile scendere.
In alternativa è anche possibile buttarsi giù da qua. Però non sono messo bene, nel senso che non ho feste testo, ho commesso diversi errori, mi sono fatto colpire diverse volte, quindi eviterei. Allora, ritornerei indietro, raga, si sale di livello. Ah no, non di qua, di qua. Si sale di livello e si ricaricano, si va a utilizzare la fiaschetta Estus, così poi ne avrò 5 finalmente. Perché vedete, tipo io di qua, di ritorno praticamente alla piazza che c'era lì, io qua in lontananza avevo visto sta cosa e me la prendo. Bomba nera. E poi se vado giù di qua c'è una scala che non ho la più pallida idea di dove posso portare, però secondo me porta alla piazza. Lì c'è tipo un gigante morto. Raga, ci torniamo dopo. Ho paura ad avanzare. Voglio cercare di restare vivo più a lungo possibile. No, non di qua. Dove cacchio? Ah, di qua. E qua ritorno indietro. Ok, consegniamo la Ti scheggia. squali. Aumenta usi d'Estus. Vai. Ha rinforzato la fiaschetta. È richiesta la scheggia, a posto. Raga, saliamo di livello e potenziamo la tempra. Ok, che così mi aumenta la barra la barra della stamina, infatti me l'ha aumentata. Questa è la tizia con cui posso acquistare incantesimi. Sarebbe il caso di iniziare a informarsi anche su queste cose. Allora, io in genere gioco così, tutte le anime che trovo le metto da parte, non le utilizzo e le uso verso la fine del gioco, così quasi tutti i Dark Souls. Appunto per andare come dire, poi praticamente io praticamente poi le vendo tutto e quando mi manca, perché poi chiaramente il range per andare a come dire, salire di livelli poi incrementerà sempre più. Allora quando magari non so che cavolo ne so, tipo mi servono arrivo ho 10.000 anime, ok, mi servono tipo magari 100 anime, il gioco sarà diventato molto più difficile. Allora io vendo gli oggetti, arrivo a 5.000 e salgo di livello, così proseguo senza il carico di anime, quindi con rischi inferiori, ecco, diciamo così. In genere tendo a giocare un po' così, no? Tengo tutti gli oggetti che poi si trasformeranno in anime più avanti. Per il momento direi che insomma va bene, va abbastanza bene. Qua sotto, raga, c'è un passaggio, eh. Comunque qua c'era il nostro amico della cella. Ok? Ora io ho la chiave della cella, quindi. Ma non mi ricordo se lui ha ucciso qualcuno. Alleato più avanti. Apri. Oh. Ciao. Ah, you're no jailer, are you? No, you're from far away. And judging by the bell, you must be some of that unkindled ash. Remarkable. If that's true, then I have a favor to ask. Below the high wall is a musty little town. Not the home of any lord, just a very old settlement of undead. An old woman, Loretta, lives there. Please, give her this ring. I'm Ok. not asking for charity. In fact, if you do this for me, I'll be sure to repay you in kind. I may be a petty thief, but I've more wits than most royalty. Would you? Vabbè. Esaudisci Very richiesta. well. I am Grey Rat of the Undead Settlement, and I promise to assist you.
Give this ring to old Loretta at the base of the high wall. Do your part and I'll do mine. Oh, spirito. Ok. Niente, qua direi che quello che doveva essere fatto è stato fatto. Ora c'è da ripercorrere tutto il percorso che abbiamo fatto, con la differenza che non abbiamo più il nostro amico fantasma a darci una mano. E allora qui vediamo se apre anche questo. Eh no, questa è chiusa. Niente raga, allora si torna su. Ora qui c'è un piccolo problema e qua probabilmente potrei rischiare di morire male. Cioè il mostro legge il messaggio che si tratti di un'imboscata. Cioè allora possiamo anche equipaggiare tipo, che cavolo ne so, dei pugnali, eh. Allora vediamo un attimo. Bomba incendiaria 90. Ok. Perché mo mi sa che arriva quel mostro. Eccolo. Vai. Non le piace. No, perché sono così vicino? Allora, lanciamogli una bombetta. E poi chiudiamo un secondo. Beh, insomma, le bombette non sono infinite, eh. Prima o poi termineranno. Ok, ok, ok. Poi ho fatto tutto. Ora. Ora scendiamo giù di qua, raga. Sterminiamo tutti quelli che c'erano prima. Aia. Donna. Con una differenza. E adesso noi eravamo andati qua, giusto? Noi eravamo andati qua e avevamo esplorato tutto. Poi sappiamo che fare tutto questo percorso conduce a quella terrazza dalla quale ci si può buttare. Ora io farei un tentativo. Andrei giù di qua. No, lì c'è quel tizio lì grosso. Ma sinceramente. Oh! Sinceramente un po' mi fa paura. Questo mi fa paura. Stava per prendere la lancia e qualcuno dall'alto gli ha lanciato un. Stava per prendere la barra e qualcuno dall'alto gli ha lanciato la lancia. E l'ha trafitto bloccandolo praticamente. Magari se. Ok, mo abbiamo questo, eh. C'è sto tizio. Okay. Io proverei a prenderlo alle spalle se non mi vede. Cazzo, che non mi vede. Bisogna capire un attimo come attacca, che cavolo fa. Fa male, ok, fa male. Ok, aspettiamo un attimo. No, il fuoco, no. No, 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 no. Via, 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 via. Via, via. Cerchetta. Cerchetta. Riproviamoci, dai. Aia. No, al fuoco, merda.
palle ste. Vai. Via. Merda, no. Vabbè raga. Ma che cacchio fa sto team? Dai. Ah, merda. Non mi sembra una cosa normale. Oh! Ma sei scemo? Dai. Cazzo, gli manca poco. Braccia. Madonna. Questo è stato un duro scontro, raga. Più che altro quella mi fastidivano parecchio i fuochi accesi e quelle onde che sparava dal cielo. C'era proprio una difficile mobilità in quest'area. Qui c'è qualcuno che russa, quindi non sono così sicuro di essere sereno e tranquillo. Ok, qua si ritorna indietro. No. Dopo che ho ucciso il gigantone non mi faccio ammazzare da un pirla come te. Allora, vediamo Estoc. Che tipo di arma è? Oh! È là sopra il maledetto. Che poi è la terrazza dove potevo buttarmi giù. Certo, da lì sarei potuto buttarmi giù e finirli tipo in testa. Forse, eh. Estoc. Questo PA. È un zecchia sto coso. Quanto fa di danno? 95 più 14. Ma questo è 110 più 17. Critico 100. Critico 130 questo però. Dai, continuiamo con questo. Continuiamo con questo. Ma adesso io se trovo un falò bene, sennò fuggo. Che sarebbe anche ora di trovare un piccolo palone. Merda! Allora, magari riesco a trovare, raga, sapete cosa? Una scorciatoia. Vediamo qua. Sei attento al nemico standard. Un attimo. Proviamo a salire di qua. Grande anima. Almeno devo trovare da una scorciatoia, anche se sono messo piuttosto male. E vaffanculo. No raga, non posso andare avanti così. Devo tornare indietro. E mo raga, qua si ricomincia da capo, eh. Mo arriva quel tizio. Perché non arriva quel tizio? L'ho ucciso subito e quindi non si è trasformato. E quindi quel tizio non arriva. Tanta roba. Buona a sapersi, questo mi renderà la vita molto più semplice. Quindi ritorniamo nuovamente giù. E mo c'è, ci sarà ancora il ciccione.
sì, è ancora lì. Mo' sto tizio, ma se io evito di combatterlo e me ne vado di qua, visto che mi insegue. Vabbè, questo qua lo eliminiamo. Qua ci sono delle scale, qua si sale. Ah, io volevo prendere questo coso. Volevo prendere questo coso, mi sa che lui mi inchiappetta poi. Proviamoci. Attenzione, anello del sacrificio. Non so cosa voglia dire, ma va bene. Però non si sale. Facciamo così. Madonna. Madonna, madonna, madonna. Via, 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 via. Via, 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 via. Lui quando sono lì, lui si tranquillizza. Poi c'è da esplorare tutta quell'area. C'è da esplorare tutta quell'area. Ma io andrei da questa parte. Poi dice attento al nemico standard. Oh, i nemici standard. Della Madonna, sono uscito. Non nemico standard, nemici standard. Fiore verde. Spada spezzata. Ah, vediamo se questo passaggio riesce a farci tornare. Stai attento al nemico standard ancora. Questo è un ascensore. Fate vedere che questo ascensore permette di collegarci al falò, quello che avevamo incontrato appena eravamo arrivati. Tanto io non so se mai, ma ne faccio un'altra in casa. Forse si rade. Ora forse posso aprire. Questo qua aprire dall'altro lato. Devo capire dove mi trovo. Ok. Anima. Ma qua devo un attimo capire perché. Merda! Ah, avete capito dove mi trovo? Sono. No! Dai, almeno uno, almeno uno! Cavacca! Allora, uno alla volta. Uno alla. Puttana no, eh! No, no, non voglio morire contro queste cose. No, 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 contro queste cose no. Via questo. Oh, merda. Boom. Boom, boom, boom. E boom. Niente. Raga, voglio lasciare. Merda, sono pirla. Me l'ha sparata prima. Eccolo lì il tizio. Questo è vivo o morto? Ok, raga, praticamente di qua mi sa che ritorno all'inizio.
Andiamo a vedere se è vero. Ma si è buttato giù. Vediamo, c'è una robettina. Avete visto? Siamo praticamente ritornati all'inizio, al primo falò. Praticamente io cosa avevo fatto? Io ero arrivato di qua, no? Poi ero praticamente andato di qua, lì c'era il drago, vedete che lì c'è il drago appollaiato. Poi praticamente, fatemi prendere il binocolo, ero praticamente arrivato... Perché non si muove quando ho il binocolo? Io, allora, avevo preso il drago, poi dal drago ero praticamente arrivato su quella torre laggiù, no? Poi da quella torre laggiù, pam 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 pam, da lì dovrei essere sceso, se non sbaglio. E sì, vedete, lì sono sceso, pa 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 pa, poi là sotto c'era il ciccione, pa 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 pa, e sono arrivato praticamente a lì, che mi ha praticamente permesso di ritornare indietro. Quindi raga, io spero che il video vi sia piaciuto, non sono ancora morto fortunatamente, e insomma spero sia piaciuto anche a voi. Se vi va di supportare il canale con un'iscrizione e un bel like, insomma fa sempre piacere. Quindi ci salutiamo qua, anzi facciamo, quando ci salutiamo facciamo così, ci salutiamo, bella.